Un saluto a tutti quanti, oggi vi presentiamo un modo analitico per poter studiare e progredire nella verticale. Il primo passaggio da dover affrontare è quello di studiare gli accorciamenti del corpo. In particolare ne abbiamo tre, andiamo a vedere i primi. Il primo e forse il più importante è la famosissima hollow position, quindi la posizione di parquet. Di questo accorciamento corporeo andremo poi a sviluppare l'iperestensione controllata e ottenere il prodotto tra i due atteggiamenti che è l'allineamento, cercando di mantenere una retroversione del bacino. Nella verticale a 90 gradi abbiamo la verticale a 90 gradi con una gamba in allineamento. Avremo una verticale completa dalla punta del piede della gamba in alto fino alle mani con uno scarico, un aiuto per l'equilibrio dell'altra gamba appoggiata al muro. L'ultima propedeutica di verticale che andremo a vedere è la verticale completamente appoggiata al muro, la verticale con la pancia al muro. Saliamo come per la verticale 45 e ci avvicineremo completamente alla parete. In questa fase, dopo aver analizzato gli atteggiamenti a terra e gli atteggiamenti fondamentali al muro, iniziamo a capire come fermare la verticale e soprattutto come sentire il baricentro della verticale. Abbiamo tre proposte. La prima è quella di affrontare una verticale al muro di schiena, rimanendo distanti circa 50 cm dal muro, in modo tale da poter trovare il baricentro e quindi l'equilibrio. Cercherò di portare il bacino sopra le spalle, dopodiché mi basterà allontanare la gamba libera, prendere sulle dita e la verticale si stacca. In ogni momento posso aiutarmi sempre con il muro. La seconda variante ricopre le orme della prima e in pratica andiamo a fare la stessa cosa però con la pancia rivolta verso il muro. Quindi mantengo sempre una distanza di circa 50 cm dal muro, porto il bacino sopra le spalle e semplicemente allontanando la gamba libera dal centro si sposta e i piedi si staccano. Ricopre le orme della prima e della seconda e si tratta della verticale laterale rispetto al muro. Quindi in questo caso rimango sempre leggermente distante dal muro, andrò ad aiutarmi con una gamba per fermare la verticale. Una volta che provo e sento il baricentro posso staccare la gamba. In ogni momento posso sempre riappoggiarmi e modificare l'assetto. La
piano di impostazione è un elemento avanzato che proviene dalla ginnastica e utilizzato molto anche nell'allenamento in chiave calistenica, una skill del calisthenics. Richiede un buon grado di forza, ma anche un buonissimo livello di mobilità, oltre che uno studio approfondito della tecnica di esecuzione, appunto. Vediamo il primo esercizio che serve a avvicinarci come propedeutica a questo elemento complesso. Ci si pone in piedi a gambe divaricate, con le braccia ben distese e soprattutto con una spinta delle spalle mantenuta sempre costante, come se volessimo allontanare il pavimento da noi stessi. L'idea poi è quella di contrarre gli addominali andando a incastrare praticamente la testa in mezzo alle nostre braccia, come se volessimo tappare costantemente le nostre orecchie vicino alle nostre braccia. In questa posizione quello che dobbiamo iniziare ad avvertire è uno sbilanciamento del peso del corpo in avanti, quindi sentire tutto il peso sui polpastrelli delle nostre dita e quindi tutto sulla mano, andando ad alleggerire il peso dietro sui piedi. Quindi, primo esercizio, semplicemente sbilanciarsi andando a sollevare il tallone da terra, i talloni da terra e andando sull'avampiede. Il secondo esercizio, molto similare, è sollevo e avanzo. Avanzo e rimango sempre sulle punte, quindi non deve succedere questo e caduta all'indietro del peso, tornando sui talloni. Ripetiamo, quindi avanzo con le mani, bella spinta di braccia, avanzo con i piedi. L'obiettivo è quello di chiudere l'angolo e la distanza tra i piedi e le mani. In questo modo il sedere salirà di più sulla verticale, sopra la linea delle mie spalle. Avanzando come livello di difficoltà nelle propedeutiche di avvicinamento alla verticale di forza, si esegue la vera e propria verticale di impostazione partendo con i piedi in appoggio sopra ad un rialzo. Questo è un rialzo non tanto alto, quindi renderà abbastanza complessa l'esecuzione. Le prime volte consiglio di mettere un rialzo anche il doppio più alto di questo, quindi partendo già con i piedi abbastanza in alto. Vediamo, questa volta saremo sempre di fronte alla nostra parete, ma non usufruiremo dell'appoggio delle spalle al muro. Quindi, gambe divaricate, quindi sempre versione gambe divaricate, che è quella più basica e semplice. Cerchiamo di iniziare a fare la nostra spinta di spalle, orecchio idealmente sempre tappato vicino alla nostra spalla, extra rotazione leggera delle braccia e delle mani in fuori, mantenendo questa spinta costante che ci permetterà anche di bloccare l'addome. Avanziamo con i piedi il più possibile in base alla nostra mobilità e, sentendo il peso che avanza, stabilizziamo questa isometria e cerchiamo di spingere in fuori le gambe e saliamo. Quindi l'obiettivo è quello di non mollare mai questa pressione delle spalle, sempre in pressione, non deve mai cedere la spalla verso terra. Se esce in fuori la testa e la spalla si avvicina, il collo, la testa si avvicina verso il suolo, la colonna portante della verticale ha ceduto e quindi in quel caso non si riuscirà a sollevare i piedi da terra. È un esercizio molto complesso che si riesce a fare nel tempo, appunto partendo prima da un rialzo più alto. La parete perché ci serve? Perché le prime volte, quando si sale, si perde la stabilità della verticale e si tende a inarcare la schiena. Inarcando la schiena si tenderebbe a cadere, quindi il muro è una sicurezza in più, potremmo appoggiare i nostri talloni alla parete in sicurezza. Un altro esercizio importante per aumentare la coordinazione e la stabilità avvicinandoci alla verticale di forza sono le verticali dinamiche a terra. Quindi inizialmente queste verticali si eserciteranno anche con la spinta dei piedi da terra, piano piano si riusciranno a eseguire con sempre meno spinta dei piedi, utilizzando solo la propria forza di spalle e quindi eseguendo una vera e propria verticale di impostazione. Vediamo i primi esercizi usufruendo della spinta delle caviglie dei piedi a terra. Si inizia con la prima propedeutica utilizzando le ginocchia al petto, quindi a gambe flesse. L'obiettivo è quello di spingere, portare il bacino in verticale rimanendo con le ginocchia ben vicine al petto, ma soprattutto allineando perfettamente le spalle e quindi il nostro braccio idealmente deve andare a tapparci le orecchie. In questa maniera, braccia sempre tese in spinta e giù. Quello che non deve succedere, che dopo diventerebbe se no un vizio che ci portiamo dietro in tutte le verticali di impostazione, è di inarcare allontanando le ginocchia dal petto
e uscendo con le spalle in avanti, quindi evitando di fare il discorso di tapparsi l'orecchio con il proprio braccio. Quindi in questo caso, uscendo avanti con le spalle, non esisterebbe l'allineamento perfetto della verticale, che invece ci consente di controllare poi la verticale di forza. Il secondo esercizio di verticale dinamica invece viene eseguito o con una partenza sempre a gambe flesse o con una partenza a gambe divaricate. Noi vediamo la prima versione, però mentre si spinge e si sale si divaricano le gambe in aria, quindi questo. Come vedete, non c'è un allontanamento all'indietro delle gambe, l'angolo tra i piedi e le mie mani rimane sempre molto chiuso. L'obiettivo è questo, di rimanere molto vicini tra la coscia e il busto. Infatti, come dicevamo inizialmente, la mobilità è un fattore fondamentale, perché mantenendo quest'angolo molto chiuso il sedere sale in verticale molto più velocemente.